Salve a tutti, eminenti scienziati. Oggi parleremo degli OGM. Organi gravemente mangiucchiati? No, organismi geneticamente modificati! Oh God, my! Sappiamo tutti che cos'è il DNA. Sì, quella cosa elicoidale di Watson e Crick. Dai, quella lì. Quindi sapete anche che cos'è un gene e le basi azotate, no? Bene. I geni contengono la memoria per formare un enzima. Tra i tanti enzimi di restrizione, ve ne uno in particolare, l'enzima Hindle, che taglia il DNA tra la prima e la seconda A della sequenza AAGCTT. Così facendo si genera un frammento di DNA che può essere facilmente legato a qualunque altro DNA, anche proveniente, che so, dal batterio Bacillus thuringiensis, che guarda caso è il più usato per gli OGM. All'interno di questo batterio vi è il gene CREAB, che codifica una proteina che può essere trasformata in una tossina per il sistema digerente degli insetti. E guarda caso, cosa ci rovina i campi di mais, di cotone o simili? L'inquinamento? No, gli insetti! Oh God, mai! Ok, ma quando è nato il primo OGM? Beh, i primi esperimenti furono condotti dal genetista statunitense Stanley Cohen nel 1973. Successivamente sono stati condotti altri esperimenti simili in tutti gli Stati Uniti, dove dei simpatici scienziati si divertivano a spostare DNA al loro piacimento. Finché, nel 1994, il pomodoro Flavr Savr, che per comodità chiameremo Flavio, prodotto dall'azienda californiana Calgene, faceva la sua bella comparsa nei supermercati come primo derivato di pianta geneticamente migliorata. Il buon vecchio Flavio marciva più lentamente grazie a una sequenza che attenuava l'espressione di un suo gene responsabile della sua consistenza. Ma diciamo che Flavio non era molto apprezzato. La gente non lo capiva, anzi, non capiva il suo sapore, e la sua distribuzione ebbe vita breve. Solo 2 anni dopo l'azienda Monsanto, con sede a San Luis, cominciò la coltivazione della soia geneticamente migliorata, pianta tutt'oggi leader delle coltivazioni OGM nel mondo. Con quasi il 79% su tutta la produzione mondiale! Oh God, my! Ma allora, perché hanno tutti paura degli OGM? Illustri colleghi, l'avversione all'uso di agrofarmaci in agricoltura, poi mutatasi senza apparente motivo nella fobia verso gli OGM, non è riconducibile solamente ai gruppi di interesse della società che traggono profitto dalle paure della gente. A fianco di questi vi è un'importante fetta di popolazione che si sente a disagio nell'essersi allontanata dalla vita di campagna e dalla produzione primaria di alimenti. Secondo loro, l'uso di prodotti chimici e il rimedio per ridurne l'uso, ossia gli OGM, sarebbero entrambi un modo per allontanare dall'idea dei cibi di una volta, senza magari avere sufficiente esperienza nel settore. E qui voglio citarvi lo stesso autore, che afferma: provenendo dallo stress della vita di città e concependo la vita di campagna come una vacanza, costoro immaginano piante che crescono da sole con l'acqua buona, il sole e lo sguardo attento del contadino della pubblicità. Wow, ma da dove hai preso questa citazione? L'ho presa da questo libro! Quindi, in conclusione, non abbiate pregiudizi sugli OGM. Il povero Flavio non approverebbe, visto che, senza di loro, probabilmente il vostro frigo non sarebbe strabordante di prelibatezze come lo è sempre stato. Bene, speriamo che il video vi sia piaciuto e di avervi incuriosito sulla faccenda, o semplicemente di avervi aperto gli occhi. Ciao!